Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. L'anima mia è abbattuta in me. Perciò io ripenso a te dal paese del Giordano, dai monti dell'Ermon, dal monte Misar. Salmo 42, 5, 6. Caro amico, ti invito oggi a scambiare le tue lamentele con gli elogi. Ma perché, ti chiederai? Ecco cosa dice la parola di Dio. Eppure tu sei il santo. Siedi circondato dalle lodi di Israele. Salmo 22, 3. Dio crea un trono delle nostre lodi. Lì dove noi lo lodiamo, egli regna nella vittoria. Lodare Dio cambia il nostro stato d'animo. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente. Ciò che mi fa sperare è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Lamentazioni 3, 21, 23. Davide lo ha capito. Avrebbe potuto soccombere allo scoraggiamento in mezzo ai suoi problemi familiari, al rifiuto di Saul e a tutti i complotti e le prese in giro dei suoi nemici. Ma Davide sapeva che Dio era buono e ha scelto di ricordare questa verità fino a quando non si è rivelata pienamente nella sua vita. Quindi è tempo di cambiare argomento, scegliere di lodare piuttosto che lamentarsi e guardare Dio che agisce. Ringrazialo per tutti i suoi benefici e non avrai più tempo per lamentarti. Grazie di esistere. Eric Sellerier.